Direttore, la piscina dell'hotel Apan di Reggio Calabria mette in vetrina gran parte del nuoto calabrese. Cominciamo col dire che ormai la stagione pare sia compromessa definitivamente. Mi sembra che è vero quello. Poi capite che una struttura rotatoria, voglio dire, è diversa di una struttura sportiva per quanto riguarda tutte le spese che ci stanno a monte. Noi dobbiamo riscaldare e togliere dei litri di acqua. E con questa situazione, con la chiusura, noi abbiamo dovuto, voglio dire, sopportare delle spese enormi. Ecco, continuano ad esserci tanti costi per il mantenimento degli impianti, non arrivano incassi, che è il problema maggiore. Le chiedo se avete disposizioni anche dal CONI sull'adeguamento delle strutture alle distanze sociali che diventeranno una consuetudine d'ora in poi. Proprio per quello è stato il problema. Io sono stato costretto a chiudere prima. Perché voi immaginate, voglio dire, una struttura, come si fa una struttura nuotatoria a mantenere distanze di 1 metro, ma soprattutto, voglio dire, negli spogliatoi, nelle docce, dove entrano bambini, entrano minori, devono entrare i genitori, gli devono dare una mano, voglio dire, per vestirsi, per farsi la doccia. E così io sono stato costretto a chiudere. Noi abbiamo avuto un calo enorme. Ecco perché poi sono stato costretto a chiudere prima. Ma sai, chiudere una piscina nuotatoria è chiusa per modo di dire, poi nel senso vuol dire che tutte le manutenzioni ordinarie vanno fatte, la caldaia è aperta, noi dobbiamo mantenere una temperatura di acqua, voglio dire, costante. Il cloro lo dobbiamo mettere, la manutenzione della vasca va fatta. Però a me mancano 6 mesi di incassi. 6 mesi di incassi, noi abbiamo un'utenza molto alta. Noi facciamo almeno, voglio dire, 50.000 euro di incassi al mese. Abbiamo un'utenza di 1.000-1.100 persone al mese. Si immagina, voglio dire, 6 mesi chiusa, quali costi abbiamo. Poi al danno la beffa. Perché oltre al mancato guadagno, noi abbiamo delle spese che sono enormi. Se faccio un calcolo così a priori, considero che noi abbiamo almeno 10-12 mila euro al mese solo di gas e di metano, più 4-5 mila euro di luce, più la manutenzione, più qualche dipendente. Non so se ce la facciamo, ecco. Così. Ecco, voi siete una struttura privata, in tal senso vi sentite svantaggiati rispetto ad una pubblica che magari può accedere a delle agevolazioni economiche particolari? Di quello che leggo sui giornali, sì, perché chi gestisce strutture pubbliche e società che gestiscono strutture pubbliche, almeno vedo che qualche agevolazione ce l'hanno. Hanno sospeso per esempio il pagamento dell'affitto. Da noi ci hanno posticipato di quei mutui, però quello non è un aiuto che vi danno, perché è un rinvio. E i debiti che avete rinviano anziché pagare oggi, li paghi domani. Se volevano aiutare le strutture nuotatorie, secondo me andava messo almeno qualcosa di un mutuo. Certo. Il futuro è incerto, noi ci lavoriamo, non molliamo, però sapete, vediamo cosa dicono adesso con questi altri decreti che vogliono fare, se ce l'hanno un aiuto, se non ce lo danno. L'utenza, la richiesta, penso che ce l'abbiamo su settembre, poi dipende le distanze che ci mettono, come bisogna operare, se ci fanno diminuire pure le persone che entrano, un pochettino complicato, sai?